Thomas Buchimpani, com'è cambiata la sua vita dopo Amici? Amici, la nuova vita del cantante Thomas Buchimpani. Il cantante 17enne Thomas Buchimpani, meglio conosciuto semplicemente come Thomas, si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico per essere stato uno dei concorrenti della 16ª edizione del talent show di Maria De Filippi, Amici. Il ragazzo si è raccontato recentemente in un'intervista rilasciata alla rivista Grazia, durante la quale ha parlato di musica, amore e scuola. Thomas ha raccontato di aver lasciato il liceo musicale, istituto nel quale aveva iniziato a frequentare il terzo anno, per vivere la sua esperienza ad Amici, mentre ora tra i suoi desideri c'è quello di iscriversi al conservatorio. La passione per la musica lo accompagna ormai quasi dalla nascita, perché, come raccontato dal ragazzo, ha iniziato a cantare già a un anno, mentre a tre anni si esibiva in piccoli spettacoli di danza guardando la sua ombra proiettata sul muro. Per quanto riguarda il campo amoroso, invece, la situazione è un po' diversa. Sono un tipo affettuoso, ma non ho una ragazza, mi sono sempre dedicato completamente alla musica. Ha dichiarato il giovane, rivelando quindi di essere, al momento, single. Thomas Buchimpani, il nuovo disco e l'esperienza ad Amici. Il cantante vicentino Thomas ha anche parlato del suo nuovo album omonimo, il secondo dopo Oggi più che mai, pubblicato la scorsa primavera e accompagnato dagli apprezzati singoli Scusa e Normalità, in uscita il prossimo 15 ottobre, è anticipato, la settimana scorsa, dal brano È un attimo. Sembra che l'album sarà essenzialmente pop, ma con un richiamo al funky e, essendo appunto un album omonimo, rappresenterà tutto ciò che fa parte del mondo del giovane, con tutti i suoi sogni e i suoi colori. Tutto procede a gonfie vele, quindi, per l'ex concorrente di Amici, che si era fatto notare non solo per il suo talento, essendo oltre che un bravo cantante anche un abile ballerino, ma anche per la sua educazione. Il giovane era stato fortemente voluto al serale dal cantante Morgan, inizialmente capitano della squadra bianca, che aveva poi lasciato il posto, per alcuni diverbi avuti sia con i ragazzi che con la produzione, alla cantante Emma Marrone. L'avventura durante il serale per Thomas Buchimpani era proceduta abbastanza bene, fino alla sua eliminazione durante l'ottava puntata, impedendogli così, per poco, di partecipare alla semifinale del talento. La vittoria finale era poi andata, per la prima volta dopo anni che non vinceva un esponente di questa categoria, al ballerino Andreas Müller.